Asini e conigli come mediatori e sociali per recuperare 15 adolescenti problematici ad una migliore emotività e capacità relazionale insieme ai loro genitori. È il progetto sperimentale di Pet Therapy Outdoor with Animals, avviato nei mesi scorsi dall'unità infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dell'ULS 2, diretta dal dottor Nicola Micheletto e realizzato alla fattoria Borgo Casoni della cooperativa Insieme si può e finanziato dalla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave. Il progetto intercettava i disturbi ansioso-depressivi tra gli adolescenti della Marca, aumentati del 24% dopo la pandemia, e ha dato risultati straordinari. I ragazzi che hanno fatto questa esperienza e parallelamente i loro genitori sono stati restituiti alla comunità, cioè oggi possiamo dire sono tornati a scuola. I minori coinvolti sono stati ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, convissuti di sfiducia verso il mondo, paura del contatto con adulti coetanei, fatica a socializzare, ad andare a scuola, a praticare uno sport, quelli che spesso si rifugiano tra social e videogiochi. 10 gli incontri anche per i genitori, seguiti da psicoterapeuta, assistente sociale ed educatrice. La scelta degli animali non è stata casuale. I conigli favoriscono il superamento della paura. Gli asini sono empatici ed inclusivi. Attraverso la carezza e il prendersene cura, i ragazzi hanno superato lo stallo evolutivo, imparando a gestire la lontananza da casa o la separazione dai genitori. Una soluzione che il direttore Benazzi vede bene anche per le baby gang. Perché non proviamo, parlerò col sindaco di Treviso, con sua eccellenza il prefetto, perché non proviamo a giocarci questa carta importante del lavorare con gli animali, anche quei ragazzi che oggi purtroppo compongono quelle cosiddette baby gang, che sono ragazzi che secondo il nostro punto di vista possono essere, tra virgolette, usiamo il termine, recuperati alla società civile e con anche una positività nel loro agire. Ce la giochiamo come ultima carta, io credo, anzi sono convinto, vedendo l'organizzazione che ha la comunità, Insieme si può, possa veramente questa organizzazione, questo modo di lavorare, aiutare questi ragazzi a fare un percorso di vita diverso, un percorso di vita di donazione agli altri, di amore verso gli animali, ma di amore verso se stessi, ma anche verso i propri simili.